scendo, passo, salgo, cambio, cambio, scendo, passo, salgo, cambio, cambio, scendo, passo. Ok? Una cosa che mi voglio ricordare riguardo a questo, ne parlavamo l'altra volta degli anelli, no? Che noi dobbiamo sentire che sempre ci muoviamo sopra con un movimento circolare o lineare grande, sotto sempre si amplificherà. Vale anche per il movimento del ginocchio. Quindi io qui salgo con il ginocchio, lo muovo a un lato, però non lo devo muovere tutto, perché se no sotto si amplifica ancora di più il movimento. Quindi io muovo il ginocchio, ma è impercettibile. Quindi il movimento viene dal ginocchio, non dal piede, perché quando muoviamo il piede si vede tutto il movimento della caviglia e lì perdiamo l'eleganza. Quindi salgo e cerco di sentire che voglio spostare solo poco poco il ginocchio a sinistra e dopo muovo sotto. Poco poco il ginocchio a destra e muovo di più sotto e poi scendo. Sì? È chiaro il concetto di... è come questo che parlavamo l'altra volta. Questo sarà il mio ginocchio e io lo muovo così. Così questo, che è la parte di sotto, si muove ancora di più. Sì? Però se voi muovete di più sotto, sopra, sotto sarà ancora più grande e quello sarà per l'equilibrio. Esatto. È solo un piccolo movimento del ginocchio. E poi scendo. Così, avanti, un, due, scendo. Passo, salgo, un, due, scendo. Passo, salgo, un, due, scendo. Passo, salgo, un, due, scendo, passo, vado avanti, salgo, un, due, adesso quando scendo piego quella di base, ok? Passo avanti, proiezione in avanti, proiezione al laterale, proiezione all'indietro, adesso con la stensione della gamba di base vado a unire e dopodiché devo piegare il ginocchio per unire le caviglie, ok? E di nuovo passo in avanti, salgo, un, due, gamba di base che si piega, proiezione in avanti, laterale indietro, stendo la gamba di base e chiudo. Sì? L'importante è questo, che quando andate a fare, dopo di che avete fatto un, due, scendo, vado avanti, quando vado in avanti come la parata, quindi il tacco si vede che è all'interno, non va al tacco dritto, se non si vede il piede storto. Quindi questo sia per gli uomini che per le donne. Al laterale, guardate qui, cambia, sì? Va, sì, l'anca diventa chiuso, sì? Quindi da questa posizione di apertura dell'anca al laterale lo chiudo, come se fosse un passo laterale, quindi noi non facciamo un passo laterale con l'anca aperta, lo facciamo il passo laterale con le anche chiuse, e così con l'anca chiusa vado anche all'indietro. Quando salgo, stensione della gamba di base, quindi la di dietro non si muove, non la muovo da sola, si muove, torna indietro perché viene tirata per quella di base. Solo che l'ultimo pezzettino sì, la devo piegare perché sennò si vede così, rigida. Sì? Quindi all'inizio del movimento stensione della gamba di base, alla fine del movimento rilasso la gamba libera per poter unire che si veda morbida. Sì? Chiaro per tutti? Il tacco, voi come che la lasciate un po' più tonda, invece io la lascio più qua. Quindi adesso la destra avanti e gamba a sinistra avanti, scusatemi. E di qua mezzo giro. Giro completo. Giro completo, sì, scusate. Cioè che lo facciamo bene. Ma il input, come sempre lo dico, non voglio che lo facciamo da sopra. Ok. Della gamba di dietro. Però se voi vedete, avete fatto tutto questo esercizio con Giannina, tutto quello. Io qua, Giannina ha detto, dobbiamo scendere e proiettare soltanto la gamba. Qua, io il peso ho dietro, quindi spingo quando mi trovo dietro, così dopo finisco al centro. E dobbiamo tentare di, quando facciamo questo movimento, di appoggiare il tacco. Lo potete fare se volete con le gambe unite, non ho bisogno di incrociare. Lo importante è che il tacco da dietro non si solleva, deve venire piatto piatto, ok? È meglio fare 180 gradi che 360, però l'importante è che noi dobbiamo fermare l'intenzione. Posso fare meno, però io sono quello che frena il movimento, non quello che quando voi fate questo movimento si ferma il movimento perché finisce l'energia.
Noi dobbiamo controllare l'energia anche per la donna, è tutto uguale il movimento. Qua, tic. Si vede? E il abbraccio è molto importante, non devo averlo qua, sino propriamente davanti a me il gomito. Così faccio finta che mi trovo alla donna. Capito, me la no? Non chiudere il lato sinistro, perché sennò dopo schiaccia la donna. O la donna ci schiaccia la mano. Quindi va. Gamba sinistra avanti, giro. Gamba destra avanti, giro. Gamba sinistra avanti, giro. Gamba destra avanti, giro. Gamba sinistra avanti, giro. A ver. Abbiamo detto che io di qua mi posiziono in questa così, no? De qua vado avanti con la mia gamba sinistra e de qua spingo con la gamba destra. Sulla, ovviamente, già ormai già si. No, meglio chiarire. Sulla gamba di dietro lei, dopo di che? Perché non puoi venire sulla davanti? Perché prende il suo spazio, oppure io devo andare a fare una sacata sulla gamba di dietro. Senza toccare la gamba? Non dipende, devi toccare il piede, non me lo devi spingere, però sì. Faccio qua un lapis, chiudo, parata. Dopo di che Gianina fa qua il suo adorno? Scendo molto e faccio due cerchietti, uno, due, passo in avanti, a parata dall'altra parte, passo in avanti e lui con la mano di dietro mi indica. Se vede qua come sto mettendo la posizione davanti a me, non utilizzo il braccio sinistro perché sennò lei ruota a un'altra posizione, soltanto la metto davanti a me. E di qua la donna decide che cosa vuole fare come esercizio. Se voglio scendere per portarmi lui all'indietro o se voglio cambiare gamba e portarlo in avanti. Qui, in questo caso, siccome guidiamo noi, uso poco poco la mano sinistra perché stiamo facendo un esercizio, quindi con la mano sinistra lo spingo poco poco all'indietro perché noi non possiamo fare questo per andare in avanti con il busto, non possiamo spostarci con il busto in avanti, quindi per andare in avanti vado indietro con l'asse, ma con la mano è come se faccio una piccola spinta per portarmelo lui all'indietro. Adesso per me il giro è così, io mi trovo in occhio avanti, il busto completamente di fronte a lui, mi trovo in questa posizione e a questa posizione devo arrivare con un passo laterale, giro, laterale, sono esattamente nella posizione di prima, ok, di qua, giro per fare un occhio indietro, quindi giro soltanto il bacino, passo indietro, laterale senza muovere neanche al momento della unione, se no che devo utilizzare la forza degli adduttori per chiudere, passo in avanti e giriamo insieme la stessa quantità di pivot allo stesso momento. Guardate qua, io di qua non vado con la mia gamba soltanto, faccio pivot per fermarla, la stessa quantità di pivot. Quello okay? Che è servito agli uomini è pensare ai punti cardinali, quindi tu parti da questa posizione, parto di qua, finisco qua, faccio il lapis qua, chiudo le gambe, pivoteo e finisco là. Ok? Qualcuna domanda su questo? Per un extraño in aria del corazon parece che la sombra corría sempre de prisa y que en el mismo barro broma la purga de purrete se desafina ma yo no soy avanti.